Gianni Sperti non contiene più la sua ammirazione per Ida Platano, quello che le ha detto sottovoce è stato ripreso dalle telecamere. Tra i due c'è un certo feeling e l'opinionista di Uomini e Donne non stenta a manifestarlo. In più occasioni infatti ha espresso pareri molto chiari nei suoi riguardi, consigli, idee ma anche apprezzamenti di un certo tipo. Il pubblico a casa però ha notato nell'ultima puntata qualcosa in più, una frase detta da Sperti sottovoce, quindi vicino a Ida Platano, volutamente per non farsi ascoltare dagli altri, che è stata però ripresa dalle telecamere che hanno potuto quindi riportare quanto stava accadendo. Cosa ha detto Gianni Sperti a Ida Platano de nascosto? L'apostrofo occhio dei fan di Uomini e Donne non sfugge nulla, nemmeno una conversazione privata tra due persone. Quindi è bastato veramente poco per arrivare a comprendere ciò che i due stavano dicendo e da lì è iniziato un vero e proprio tormentone. Molti si chiedono se ci sia del tenero, se Gianni provi sentimenti per Ida e quindi sia attratto da lei. La Platano è sul trono con diversi corteggiatori, sicuramente la sua storia con Pierpaolo e con Mario va avanti, seppur tra alti e bassi. Dopo il tormento della relazione precedente oggi è in cerca di stabilità ed è chiaro quindi che è questo su cui sta lavorando nella ricerca del suo compagno. Gianni si è sempre espresso a favore, quindi ha detto che è necessario prendersi il suo tempo per capire, valutare ogni cosa con attenzione, proprio per evitare un duro colpo successivo. Però l'ultima frase pronunciata non è sembrata detta solo per gentilezza ma sembrava racchiudere qualcosa in più. Gianni si è avvicinato a Ida e le ha detto "Sei bellissima". Certo, un complimento carino nei confronti di una donna in studio molto affascinante è lecito e anche consono al programma. Se a questo però si unisce il trasporto del momento, le cose dette prima e una serie di elementi nel contesto, è plausibile che molti inizino a pensare che forse l'opinionista potrebbe provare delle tenerezze nei confronti dell'ospite. Ovviamente queste sono solo chiacchiere, nessuno si è esposto al riguardo o ha mai avanzato parole circa una possibile relazione. Quello che è certo è che c'è una grande simpatia. Forse è solo affetto perché Ida è un volto noto del programma e quindi si è instaurato nel tempo una grande complicità, dopotutto ha stabilito rapporti con tutti, anche con Gemma Galgani di cui è molto amica.